Perfetto, allora bentrovati a tutti in questo nuovo episodio del Data Engineering Milano Meetup. Questa sera parleremo di migliorare la qualità dei dati sintetici con il data profiling. Ospite di questa sera è Luca Gilli, co-founder e CTO in Clearbox AI. Ciao Luca, grazie di partecipare, di essere Ciao qui. Pietro. Ok. Faccio una velocissima introduzione al nostro meetup. Il nostro obiettivo è di creare una community, mettere insieme sia appassionati del settore data engineering, studenti, ma anche professionisti che lavorano in quest'ambito, tendenzialmente che operano intorno all'area di Milano. E l'idea è di parlare un po' degli argomenti più disparati da progetti, soluzioni che sono state sviluppate, oppure sfide tecnologiche o strumenti particolari che sono stati adoperati. Siamo gli organizzatori, siamo tre persone che lavorano in Quantica. Io sono Pietro Latorre, Data Engineer Innovation Manager. Quantica di fatto ci sponsorizza, ci permette di dedicare parte del nostro tempo all'organizzazione del Meetup ed è una società di consulenza tecnologica che si occupa di data e metadata management. Se poi siete interessati, potete visitare i nostri social per scoprire un po' di più su di noi e su quello che facciamo. Detto questo, un'ultima parentesi su contributi che potete fornire alla community. La community ad oggi vanta più di 700 membri, è in forte crescita e dipende fortemente da voi. Quindi, se avete spunti interessanti da proporre, volete proporvi per un talk o proporre qualche vostro collega, amico per un talk, fatelo pure. Qua abbiamo una breve lista di argomenti che tipicamente ci piace trattare, però siamo aperti a qualsiasi tipo di proposta. Detto questo, passo la parola a Luca che oggi ci racconta un po' la sua realtà sui dati sintetici, su Clearbox AI e in particolare anche sull'importanza della data quality. Luca, prego, ti cedo lo schermo. Perfetto, grazie Pietro. Provo a condividere. Allora, vedete il mio schermo? Sì, si vede. Ok, possiamo iniziare magari? Perfetto, Prego, sì, inizia pure, grazie. ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito a partecipare a questa sera. Io sono Luca Gilli, uno dei cofondatori di Gearbox AI. Siamo un ospite esterno questa sera perché siamo una startup ospitata dall'incubatore di imprese del Politecnico di Torino e ci occupiamo di dati sintetici. Abbiamo fondato 3 anni fa, negli ultimi 3 anni abbiamo sviluppato soluzioni proprio per la generazione di dati sintetici e questa sera volevo condividere un po' la nostra esperienza nel merito, soprattutto legata all'aspetto di data profiling, su come il data profiling possa migliorare la qualità dell'output di dati sintetici. Quindi mi soffermerò un po' su cosa siano essenzialmente i dati sintetici, su cosa voglio dire fare profilazione di un dato, su cosa voglio dire applicare questi risultati di questa profilazione ai dati sintetici. Essenzialmente i dati sintetici, magari ne avrete già sentito parlare, sono dati finti, quindi non collezionati da processi di vita reali, ma generati artificialmente in qualche modo, che però sono generati con uno scopo preciso che è quello di assomigliare il più possibile a un dato di origine. La definizione è molto, molto vaga, molto, molto, molto larga, ma essenzialmente vuol dire generare dati finti che assomigliano il più possibile a un dato di partenza definito a priori. È un trend che sta andando abbastanza forte. Ad esempio, Gartner, nell'ultimo report tecnologico, ha annunciato che secondo loro i dati sintetici saranno la maggior parte dei dati utilizzati in progetti di data analytics, data science e AI nell'arco dei prossimi anni. Appunto, la definizione di synthetic data è molto vaga, può voler dire tante cose, però proprio l'idea di riuscire a generare dati in questa maniera sta destando molto interesse, soprattutto in ambito industriale. Come startup, diciamo che abbiamo avuto la fortuna di parlare con diverse organizzazioni in giro per l'Italia e per l'Europa e ci sono due macro aree di applicazione di questi dati sintetici. Una è più legata all'aspetto di data governance, perché i dati sintetici, essendo dati finti, quindi quando parliamo ad esempio di popolazioni di persone, sono dati che rappresentano individui che non esistono. Quindi questo fatto
permette molto spesso di sbloccare problemi legati a aspetti di data governance molto spesso associati al GDPR. Quindi quando si vuole fare data sharing, quando si vogliono creare delle sandbox di sperimentazione di dati, anziché usare dati che magari rappresentano persone vere, l'utilizzo di dati sintetici è visto, è molto ben visto, soprattutto da enti regolatori come il Garante della Privacy o il DPS europeo. C'è anche l'aspetto legato alla privacy, che è quello della creazione di piattaforme di testing. Quindi quando ad esempio diamo accesso a sviluppatori per sviluppare piattaforme, interfacce, infrastrutture, durante questa fase di sviluppo, chiaramente per sviluppare al meglio si ha bisogno molto spesso di dati di test. Questi dati non possono essere dati di produzione, perché appunto molto spesso sono affetti da problemi legati alla GDPR, e anche in questo caso un dato sintetico è visto come un'ottima maniera per permettere a sviluppatori di effettuare software testing in maniera efficiente. Qui sono legati più alla parte di data governance, anonimizzazione. C'è anche l'aspetto legato al machine learning, perché chiaramente i modelli di machine learning sono molto assettati di dati. Fornire dati ulteriori generati secondo determinate strategie può permettere di robustire i modelli, o addirittura di allenare modelli in situazioni dove è difficile allenare modelli. Si pensi ad esempio predictive maintenance o fraud detection, che sono problemi caratterizzati da un forte sbilanciamento dei dati di target. Utilizzare dati sintetici che rappresentino esempi rari può aiutare a sbloccare determinati progetti, e questo è più un topic legato al mondo AI. Finora ho parlato di dati sintetici, ma non ho detto come si possono creare dati sintetici. Anche qui la definizione, essendo molto, molto vaga, vuol dire che ci sono diverse maniere per generare dati da sintetici. Una maniera è di generarli completamente da zero, quindi utilizzando simulazioni o ambienti di rendering. Ad esempio, molto spesso si possono generare dataset anche legati, che possono descrivere transazioni o comportamenti utilizzando processi come legend-based modeling. In questo caso, generare dati significa che un esperto deve sedersi, definire un modello, modellizzarlo, implementarlo tramite, ad esempio, una simulazione legend-based modeling, far girare questa simulazione e ottenere un dato. Adesso ci sono diversi esempi, ad esempio di dati provenienti da creati con engine di gaming come Unreal Engine o Unity Engine, che permettono appunto di creare immagini fotorealistiche. Ad esempio, questo esempio dell'Unreal Engine, ha presentato recentemente un tool che si chiama MetaHuman, che permette di creare individui utilizzando il loro engine in maniera molto fotorealistica. Questo, diciamo, è un approccio quando si è in presenza proprio di zero dati di partenza, e quando c'è un esperto disposto a creare un modello che definisca cosa voglia dire un dato. L'altro approccio è quando siamo in presenza di un dato in partenza, e quello che vogliamo fare è fittare un modello che impari quali sono le distribuzioni di probabilità che caratterizzano questo dato. Quindi magari abbiamo già un database o un sistema di dati caratterizzato da una certa ricchezza di dati, che vuol dire abbastanza dati da poter definire delle distribuzioni di probabilità che non siano troppo rumorose. Ci sono modelli appunto di machine learning che possono effettuare questo fit su queste distribuzioni di probabilità, e questa conoscenza permette di campionare nuovi punti. E anche qui ci sono diverse famiglie di modelli che possono fare questo. Modelli generativi ne sono un esempio. Modelli generativi di fatto vanno a imparare le distribuzioni di probabilità che caratterizzano i nostri dati, che siano testo, immagini o dati tabulari, e questa conoscenza permette di campionare nuovi punti che sono appunto sintetici e sperabilmente non legati al dato originale, appunto perché campionati usando questa conoscenza. E come Clearbox abbiamo lavorato molto appunto su questo secondo aspetto, quindi come generare dati sintetici a partire da dati originali. Abbiamo lavorato diversi anni su questa soluzione che permetta di ingerire un database in partenza, un database di origine che vuole essere riprodotto sinteticamente, vuoi per motivi di data governance o per motivi legati al miglioramento dei modelli di machine learning. E il processo di generazione di dati sintetici
vuol dire non solo allenare un modello generativo, quindi che impari queste distribuzioni di probabilità, ma anche fornire un certo grado di reportistica che mi dimostri che questo dato è di qualità, che quindi il contenuto magari informativo contenuto nel dato originale sia presente nel dato sintetico, sia a livello di distribuzione appunto, ma anche di segnale predittivo quando si parla di machine learning, e che questo dato sia sicuro dal punto di vista della privacy, quindi che il modello stia effettivamente generando, quando si parla di individui che siano nuovi, che non siano semplicemente delle copie o delle perturbazioni minori degli individui di partenza. Questi sono dei report molto importanti, ma un aspetto ancora più importante rispetto proprio a questo allenamento del modello generativo è quello che è legato alla profilazione del dato. Quindi è molto molto importante, quando si vogliono generare dati sintetici a partire da un dato originale, avere una fotografia ben precisa di cosa contenga il dato originale a livello di data quality, a livello di contenuti, di regole, di parametri che devono essere assolutamente rigenerati nel dato sintetico, e tutto questo viene fatto in una fase di profilazione, che è una fase estremamente importante anche perché permette di allentare i requirements che sono presenti a livello di dato, perché i modelli generativi chiaramente hanno bisogno di dati in partenza, sono comunque modelli di machine learning che hanno bisogno di un dataset di allenamento. Fare profiling di dati permette di ridurre il requirement minimo di dati necessari per effettuare questo allenamento, perché permette anche di identificare certe regole deterministiche, certi aspetti che poi vengono imparati appunto a livello di profiling e non vengono più delegati al modello generativo. Quindi questa fase di profiling è molto molto importante, sia per ridurre il numero di dati richiesti per generare nuovi dati, e poi anche per avere una fotografia che permetta di controllare effettivamente che la qualità del dato sintetico sia comparabile al dato originale. Dopo vi farò vedere qualche esempio un po' pratico. Però essenzialmente il concetto è che per generare dati sintetici di qualità è necessario effettuare data profiling, e quindi volevo spendere qualche parola proprio su cosa voglio dire effettuare data profiling su un dato in partenza. Quindi l'idea è quella di effettuare questo processo che vada ad analizzare il contenuto del mio dato, estraendo più informazioni possibili, e queste informazioni possono essere di diverso tipo. Quando parliamo di profile, in genere parliamo di structure discovery, relationship discovery, content discovery. Nelle prossime slide volevo solo introdurre cosa sono questi concetti, ma soprattutto parlare di come possiamo effettuare questo processo di scoperta del dato in maniera programmatica. Però prima potrebbe essere interessante appunto vedere cosa vogliono dire i vari step. Ad esempio, quando parliamo di structure discovery, si tratta proprio di andare a capire cosa contiene il dato a livello di rappresentazioni, di tipi, ad esempio una colonna o diverse tabelle, una colonna di queste tabelle contiene etichette piuttosto che numeri rappresentati in una certa maniera, con una certa precisione. Se una colonna contenente magari delle stringhe, queste stringhe possono avere un significato a livello di person identifiable information, ad esempio possono riferirsi a nomi, cognomi, piuttosto che indirizzi, piuttosto che numeri di telefono, e tutto questo aspetto può essere automatizzato, diciamo. Quindi possiamo avere una documentazione del dato che mi vada a definire quali sono i contenuti delle singole tabelle, delle singole colonne, e anche qui ci sono diversi tool per automatizzare questo processo. Ad esempio Microsoft ha una libreria chiamata Presidio che permette di effettuare questa name identity recognition, che mi vada in maniera più automatica possibile a identificare quali sono ad esempio le entità presenti nel dato, in modo da avere una conoscenza precisa su cosa sia il contenuto a livello di struttura del mio dato. E questa informazione mi permette anche, ad esempio, quando parliamo di dati sintetici, di dire ok, questa colonna rappresenta dei nomi e degli indirizzi, non viene delegata al modello generativo, ma viene generata con altre strategie che possono essere più o meno legate a soluzioni più standard. C'è anche l'aspetto più legato alla scoperta proprio del contenuto del dato, e qua si tratta, una volta che abbiamo capito cosa contengono le varie colonne, capire il significato proprio all'interno di ogni colonna, a livello anche di qualità del dato, di aspetti ad esempio legati alla presenza di valori mancanti, di inconsistenze a livello di etichette. Quindi ad esempio
Questo è un esempio proveniente da un dataset medico in cui il dato era stato collezionato direttamente da commenti provenienti da una figura medica che doveva definire se un battito cardiaco era regolare o irregolare, quindi era un'etichetta praticamente binaria, e a livello proprio di scrittura usavano magari diversi modi per scrivere la stessa cosa, quindi piuttosto che maiuscole piuttosto che minuscole, accenti o non accenti, o versioni lunghe o brevi. Questo rappresenta comunque una proprietà del dato che abbiamo in partenza, che descrive proprio la qualità del dato con cui abbiamo a che fare, e appunto che se vogliamo migliorare dobbiamo essere in grado di identificare, quindi a livello proprio di scoperta di questo contenuto. Anche qui ci sono librerie che permettono di effettuare questa operazione nella maniera più automatica possibile. Ad esempio, questa libreria chiamata Dirty Cat permette appunto di andare a cercare di analizzare questi aspetti legati, ad esempio, ad ambiguità o inconsistenze nelle etichette, proprio andando ad analizzare a livello proprio di NLP cosa vogliono dire le etichette, se ci siano etichette simili che probabilmente vogliono dire la stessa cosa. Possiamo avere un'indicazione di dover raccorpare queste etichette. Poi c'è l'aspetto ancora più importante, soprattutto quando parliamo di modelli generativi legati alla scoperta delle relazioni, quindi non solo le relazioni fra tabelle, ma anche relazioni fra colonne all'interno della stessa tabella, all'interno di diverse tabelle. E quando parliamo di relazioni, parliamo proprio di regole che possono avvenire all'interno del database. Ad esempio, una colonna può essere il risultato della somma, della sottrazione o della somma cumulativa di più colonne. Ad esempio, se due o tre colonne contengono delle date, queste date hanno una certa consecuzione temporale, queste anche sono regole che mi vanno a definire la qualità del dato. Quindi, se so che c'è questa regola, so appunto quando questo dato si sta comportando male a livello di rispetto di queste regole. E ci sono, per fare un esempio pratico, ad esempio questa è una tabella in cui probabilmente è un dataset di tipo CRM, in cui magari abbiamo dei clienti che effettuano delle operazioni di acquisto. Queste operazioni sono magari storate a livello di numero di elementi acquistati, prezzo per elemento e data di acquisto. Questo relationship discovery vuol dire proprio scoprire che magari se il numero di elementi ordinati sopra un certo valore, probabilmente il prezzo per elemento è più basso. È molto più probabile che un prodotto acquistato in grande numero sia un prodotto più economico, o viceversa. Quindi, se un prodotto ha un prezzo molto alto, probabilmente è molto irrealistico avere degli ordini di acquisto molto, molto importanti. Avere una regola così mi definisce automaticamente cosa voglio dire dato di qualità, perché mi permette di identificare se ci siano delle occorrenze che vanno tenute sotto controllo quando avvengono. Quando parlavo di date, ad esempio, questo è un esempio. Se sento una domanda o magari un commento per dopo. Quando abbiamo ad esempio delle date, appunto una regola può essere proprio quella che data di ordine sia sempre prima antecedente alla data di spedizione. Quindi questa è una regola che magari va verificata nel 100% dei casi, perché vuol dire che se abbiamo presente un dato che non rispetta questa regola, c'è un problema o di data collection o di data preparation, però sono regole che possiamo cercare di scrivere e di definire in maniera programmatica. O anche qui, se molto spesso parliamo di valori mancanti, ci sono degli esempi in cui i valori mancanti possono avvenire a causa di problemi di data collection, ci sono anche degli esempi in cui i valori mancanti sono mancanti per ragioni legittime, quindi qua magari non esiste il campo spedizione, perché effettivamente il prodotto è ancora in fase di processamento, quindi in questo caso è lecito che questo campo abbia un valore mancante. Sono tutti aspetti molto, molto pratici, legati a cosa veramente caratterizzi un dato e quali siano le relazioni fra colonne, che però è importante a livello di data profiling capire se riusciamo a analizzare in maniera programmatica. Adesso io, per esempio, ho fatto questo esempio che era molto qualitativo,
L'idea qui è se possiamo avere un approccio più programmatico, quindi implementabile a livello di scripting, a livello di testing, su cosa effettivamente voglia dire un dato di qualità. E oggi volevo parlarvi in particolare di una libreria chiamata Great Expectations. Magari non l'avete, non so se l'avete già usata, spero di no, spero di raccontarvi qualcosa di nuovo. È una libreria che è stata proprio creata con lo scopo di permettere di controllare la qualità del dato in maniera programmatica. Questa libreria è una libreria in Python, è una libreria open source, è compatibile con data structures di diverso tipo, può essere applicata a DataFrame Pandas o Spark o SQL, e permette appunto, tramite questo linguaggio Python, di scrivere quelli che sono dei test per i dati, prendendo proprio ispirazione in ambito software. Quando scriviamo del software di qualità, lo scriviamo creando dei test proprio su cosa voglia dire un software che funzioni bene. Gli stessi concetti possono essere applicati di unit testing, possono essere applicati al dato, e questa libreria vuole essere un modo per creare dei test, delle test suites per i dati, usando un linguaggio Python. Il loro motto è proprio quello che i test sono documentazione e la documentazione sono test. Quindi la loro idea è quella di permettere di scrivere tramite queste funzioni Python dei test molto espressivi che diventino automaticamente della documentazione per il mio dato. Quindi qua c'è un esempio riferito ad esempio a una colonna che debba contenere delle temperature. Questa è la funzione usata per definire questo test, e automaticamente una persona leggendo questo test riesce ad avere una documentazione, una descrizione su cosa voglia dire il dato. E dopo vi farò vedere qualche esempio un po' più pratico, non dopo ma adesso, con un esempio direttamente da notebook. Quindi questa libreria essenzialmente permette di creare delle suite di test, può essere appunto open source, può essere installata via pip, e permette di, dato un dato formato appunto Pandas o Spark o SQL, di creare questa serie di test in maniera manuale. Quindi vi farò vedere come. L'idea iniziale è quella di creare appunto una suite di partenza. Tutto quello che viene diciamo gestito da Great Expectations viene serializzato, quindi diventano dei file JSON che possono essere implementati in pipeline di orchestrazione dei dati o di test automation, e permette essenzialmente di, ad esempio, quando un dato in formato Pandas, di costruire dei test basati proprio sull'applicazione dei Pandas data frame. Quindi adesso ho un data frame di cui vi farò vedere l'esempio. Adesso mettiamo qua un data frame proveniente da un esempio open in ambito assicurativo, in cui appunto questo dei claim di assicurativi che possono essere fraudolenti oppure no, sono dei claim registrati appunto a una certa data, a un certo luogo, da una certa persona, e questo è un dato aperto in cui questo data frame, questi dati essenzialmente vengono usati per predire la probabilità che questo claim sia fraudolento. Sono dei dati su cui possiamo appunto fare dei ragionamenti. Quindi a livello di Great Expectations, quello che gli ho detto appunto è di importare questo data frame e di usarlo come base per questa suite di test. Quindi essendo compatibile con Pandas, mi permette di fare un import diretto di questo data frame, e mi permette di cominciare a ragionare su cosa voglia dire un dato di qualità rispetto a questo data frame. Qui l'esempio: questo data frame contiene una colonna riferita alla quale settimana del mese sia stato fatto il filing di questo claim. So che una settimana del mese può andare dalla prima alla quinta settimana, quindi posso definire un primo test che è proprio expect column values to be between per la colonna week of month tra 1 e 5. Quando applico questo test, Great Expectations automaticamente va a vedere se per il data frame che gli ho dato come import questo test passa oppure no. In questo caso è passato, tutte le righe di questo data frame verificano questa condizione, ed è un test che ho aggiunto alla mia suite di test. Quindi adesso una suite di test contenente esattamente una,
un test che mi va a definire appunto un criterio di qualità, di analisi della data quality per una colonna del mio data frame. Ci sono una serie di expectations già pronte, quindi questa libreria permette di definire una serie di, c'è un catalogo di expectations già pronte che mi permettono appunto di attingere dei test già creati, quindi ci sono dei test molto comuni e dei test un po' meno comuni. C'è anche la possibilità di scrivere dei test da zero, quindi quello che forniscono un template per permettere agli utenti di creare dei test custom che poi possono essere aggiunti al loro catalogo. Però il catalogo di partenza è già molto ricco e anche molto settoriale. Ci sono già diversi test per diversi casi d'uso in ambiti diversi, come ad esempio geolocation o legati a problemi tipo daytime, proprio perché c'è una community molto attiva già allo sviluppo di questi test. Però appunto, un altro esempio che so che questo data frame contiene una colonna anno, so quali sono il range di anni che posso aspettarmi in questo data frame e posso quindi creare un test di un'expectation sul massimo di questa colonna e definire un range in cui il massimo di questa colonna può essere applicato. Stesso per il minimo, posso specificare un range appunto molto, molto semplice. Ci sono però possibilità di creare dei test un po' più complicati, quindi ad esempio permettono di creare un test un po' più probabilistico usando un test di partenza semplice, quindi questo column values to be between. Per l'età dico che mi aspetto che quella colonna abbia un valore tra i 15 e gli 85 anni, però posso definire anche un elemento probabilistico, quindi con questo mostly posso dire mi aspetto che questo test passi il 90% delle volte. Quindi potrebbero esserci degli outliers, potrebbero esserci degli individui che sono sopra o sotto una certa età, però mi aspetto che questi outliers siano al massimo il 10% delle occorrenze. In questo caso, quando si applica un test di questo tipo probabilistico, quello che Accretation va a fare va anche a dire quali sono le occorrenze che hanno fallito questo test. Quindi in questo caso, in questo data frame, il 2% delle occorrenze non è andato a buon fine e indica anche quali siano i dati che hanno fallito questo test. In questo caso ci sono diverse righe che hanno un'età uguale a zero. Quindi abbiamo già identificato tramite questo test un problema di data quality. Bisogna andare a capire perché il mio data frame contenga dell'età e il mio dato contenga dell'età zero. Un'altra expectation molto utile è questa chiamata conditional expectation, perché permette appunto di definirmi delle anche condizioni di relazioni fra colonne, ed è l'aspetto più importante di cui menzionavo prima, quindi dei test ancora più complicati che mi vadano a verificare ad esempio queste expectations, che il valore di questa colonna sia tra i 25 e gli 80 anni. In questo caso però ho specificato che c'è una condizione analizzata tramite un parsing di tipo pandas, in cui vado a fare questo test solo per le righe che corrispondono a questa condizione. Quindi questa raw condition mi dice, va a vedere tutti gli individui per cui il marital status è uguale a married, quindi va a prendermi un sottoinsieme di righe del mio data frame e va a verificarmi che questa condizione sia verificata. Quindi sto dicendo essenzialmente se la persona è sposata, probabilmente l'età è più alta della media. È una condizione tipo probabilistico, anche qui gli ho detto accetta come buono un data frame che abbia il 95% di queste occorrenze verificate, però è già una condizione leggermente più complicata, un test leggermente più complicato rispetto a quelli di prima. Una volta che abbiamo tutti questi test, adesso li sto facendo in maniera molto manuale, li sto definendo proprio uno a uno in base alla mia esperienza di dominio, sono magari il data owner, quindi so come debba comportarsi un dato per essere definito un dato di qualità. Una volta che abbiamo questa suite possiamo salvarla, quindi possiamo serializzarla in un JSON che appunto può essere esportato in un contesto di data orchestration o usato in un contesto proprio più di data engineering. Quello che permette anche Great Expectation di fare, che è molto interessante, è quello di costruire dei documenti
Quindi a partire da questa suite permette di automaticamente creare questa documentazione HTML che essenzialmente va a mostrarmi quello che ho fatto fino adesso. Quindi adesso io ho definito questi test su poche colonne, è un data frame, è una suite molto limitata perché l'ho fatta al volo, però il fatto che sia così espressivo come l'immagine mi permette automaticamente di ottenere una documentazione su quello che io, data owner, penso sia un dato di qualità. Ed è un aspetto anche molto utile perché questo HTML, ad esempio, può essere salvato come artefatto rispetto a una pipeline di dati. E un altro aspetto, appunto, interessante è che, essendo questo tool creato proprio per mettere degli unit test sui dati, una volta che ho definito questa suite di test, mi permette anche di applicare questi test a dei nuovi dati in arrivo. Quindi c'è proprio questo tool di validazione che, data una suite che ho creato, mi permette di applicare questi test a dei nuovi batch. Quindi adesso qua ho importato un nuovo data frame, ho applicato i test che ho definito fino adesso. Questi test sono passati e mi va ad analizzare test per test come si erano andati. Quindi sono passati tutti, alcuni avevano, ad esempio questo legato al minimo, non è, al range non è passato perché aveva una colonna, una riga contenente un valore troppo alto, e delle righe contenenti dei valori troppo bassi, però erano nella percentuale di outliers permessi per come ho definito il test. Quindi l'idea è che questo tool sia anche un tool di monitoraggio della data quality, perché permette appunto di validare nuovi dati in arrivo in un contesto di produzione. Tutti questi concetti sono super, super utili perché possono essere appunto implementati in maniera. Posso permettere di implementare delle regole rispetto a cosa voglio dire un dato di qualità in maniera programmatica, però il concetto di profiling è che vogliamo cercare di automatizzare anche il più possibile questa definizione di test. Quindi l'idea è, ci sono dei modi per evitare questo passaggio che ho fatto, per esempio adesso, di definire colonna per colonna, tabella per tabella, quali sono i test che definiscono un dato di qualità, e qui entrano in gioco librerie di profiling. Quindi ci sono già diverse librerie. Esempio, le più popolari sono Pandas Profiling, questo data profiler di Capital One, che permettono di, dato un data frame o dato un database in ingresso, di definire delle regole in maniera automatica rispetto a cosa voglia dire un dato di qualità, uno snapshot di quale sia il dato appunto che è stato fornito in input al profiler. Sono tutte librerie molto, molto ben scritte. L'unico svantaggio è che non focalizzano molto questo profiling sulla parte più di relationship, quindi le relazioni fra colonne, ad esempio come avevo mostrato prima, tra regole deterministiche che possono caratterizzare multiple colonne o appunto regole di consecuzione cronologica. Quindi a livello di startup, recentemente abbiamo anche dedicato molto tempo nello sviluppo di un'altra libreria open source che permetta di focalizzare appunto l'attenzione sulla parte più di relazioni fra colonne, perché a livello di dati sintetici era l'aspetto che ci interessava di più, quindi non solo analizzare a livello puntuale la qualità dei dati colonna per colonna, ma cercare di automatizzare in una maniera più accurata possibile questo processo di identificazione di queste regole. Ed è questa libreria, una libreria che abbiamo recentemente rilasciato open source, che appunto va a fare questi processi di profiling nella maniera più automatica possibile tramite una serie di test proprio euristici applicati sul dato, anche una serie di test basati sul machine learning, quindi ad esempio andare a utilizzare modelli di machine learning per vedere se si riescono a prevedere colonne rispetto alle altre colonne in maniera deterministica, però appunto permette di effettuare questo processo di profiling che appunto va a analizzare quali siano, innanzitutto, quali siano i vari tipi di colonne, i vari contenuti che siano presenti date o identificatori diretti, eccetera, eccetera. Però questa informazione permette appunto di cercare di costruire nella maniera più accurata possibile. Chiaramente uno non può avere l'aspettativa di beccare il 100% delle regole, però appunto l'idea è quella di, nella maniera più automatica possibile, scrivere queste suite di test che poi possono essere eventualmente corrette dal
dal data owner, che però mi permettono di avere una panoramica il più completa possibile rispetto a cosa contenga o non contenga un dato. Quindi, ad esempio, un profilo per una colonna può essere legato appunto a degli aspetti rispetto alla presenza di regole di non positività o non negatività, o la percentuale di valori mancanti che ci si trova all'inizio. Questi sono tutti aspetti che possono essere convertiti automaticamente in queste expectations, in questo test, questi test per i dati. Ad esempio, per colonne categoriche contenenti, ad esempio, etichette nominali, questo tipo di analisi può far saltare fuori aspetti legati alle ambiguità sui dati di cui parlavo prima. Quindi questa è una colonna legata proprio alla manifattura, al produttore della macchina, andando automaticamente a cercare di far vedere quali sono le etichette rarissime, uno magari può scoprire che ci sono dei typo sul brand, quindi marca Nissan probabilmente si riferisce a Nissan, ma c'è stato un typo, e quindi possiamo capire a livello di data test, cercare di identificare quali sono le occorrenze minime affinché un'etichetta possa essere considerata buona a livello di data quality. Appunto, l'output finale è un export di questi test in formato Great Expectations, con bacia con l'ottenere appunto una documentazione, e utilizzando un profilo di questo tipo avremo una documentazione un po' più lavorata rispetto a quello che ho fatto vedere prima su cosa il profiler abbia capito rispetto al punto di partenza del dato, quindi a livello di data quality, ma anche a livello di regole che devono essere contenute a livello di dati di allenamento. Quindi, ad esempio, il profiler ha capito che c'è una colonna età del guidatore, una colonna età del titolare della polizza. Queste colonne sono molto correlate. Per il range 36-40 sono correlate al 100%, quindi il guidatore è sempre la stessa età del titolare della polizza, probabilmente perché a quell'età non c'è molta meno probabilità di avere figli con un'età che gli permetta di guidare. Per esempio, altri test possono essere legati più anche all'etichetta predittiva, quindi qui ha trovato che per il mese di aprile l'incidenza di etichette frode è molto molto rara, quindi anche qui possiamo identificare un aspetto legato alle qualità del dato in ambito machine learning che mi va a identificare che c'è questo sottoinsieme di punti per cui c'è uno sbilanciamento rispetto alla media. O altri aspetti legati appunto a aspetti più probabilistici, come il fatto che se il marital status è married, la probabilità di guidare un veicolo più vecchio è molto più alta rispetto alla media. O il mese di claim rispetto al mese dell'incidente deve avere un certo grado di correlazione, quindi magari i claim devono essere effettuati con una certa occorrenza nello stesso mese dell'incidente. Nel caso non si verifichi, automaticamente abbiamo anche qui un'indicazione che la qualità del dato potrebbe avere dei problemi su cui possiamo anche intervenire. Questi appunto sono dei documenti che vanno a spiegare cosa il profiler abbia capito del dato, non devono essere necessariamente accurati al 100%, però possono essere un ottimo punto di partenza rispetto appunto a permettere al data owner di eventualmente correggerli o raffinarli. Questo diciamo che è molto importante anche a livello di generazione di dati, perché appunto questa conoscenza permette di raffinare quello che è l'output del modello generativo. In genere, quando parliamo di modelli generativi, parliamo di modelli probabilistici, che sono molto adatti proprio a imparare le distribuzioni di probabilità che caratterizzano il dato. Essendo modelli probabilistici, a volte potrebbero avere problemi anche a generare in maniera deterministica alcuni aspetti come colonne rispetto a relazioni temporali, rispetto a regole deterministiche. La conoscenza di questi test mi permette innanzitutto di effettuare una migliore preparazione di dati rispetto a quello che do in pasto al modello generativo, ma soprattutto anche di fare del campionamento sul dato sintetico, quindi una volta che ho un output del modello generativo, di andare, ad esempio tramite delle strategie di accept, reject, sampling, di andare a selezionare solo i dati che mi corrispondono a una data quality che ho definito tramite questi test. Quindi per questo è uno dei
gli aspetti più essenziali legati alla generazione dei sintetici, perché mi permette di avere in una maniera molto programmatica e quantitativa di definire cosa voglio dire un dato di qualità e anche di intervenire nel caso ci siano problemi di qualità del dato stesso. Questa conoscenza inoltre permette di anche definire le strategie di miglioramento del dato, perché sappiamo magari avere una fotografia del dato, avere una fotografia dei problemi che possono caratterizzare il dato, possono anche permettermi tramite dati sintetici di risolvere aspetti, ad esempio come lo sbilanciamento di alcune etichette, la presenza di valori mancanti o anche ambiguità nelle etichette stesse, come ho fatto vedere prima. Il poter generare nuovi punti mi permette di andare a migliorare questi aspetti, però si basa tutto sul presupposto che questi aspetti li abbia identificati tramite un profiling anche sulla data quality. Più o meno tutto quello che volevo raccontarvi oggi, spero di essere stato nei tempi, però essenzialmente i dati sintetici sono un tool, uno strumento molto utile per risolvere diversi problemi legati alla data sharing, all'utilizzo di dati in ambito software testing. Molto spesso ci sono vincoli che vanno a determinare cosa si possa dare in pasto a un modello generativo per allenare questi dati sintetici. Tramite il data profiling possiamo innanzitutto rendere la vita dei modelli generativi un po' più facile, andando ad esempio a fare una migliore data preparation, andando a togliere certi tasti di apprendimento che magari abbiamo già capito a livello del data profiling. Mi permettono anche poi di definire cosa voglia dire migliorare un dato, perché se vogliamo usare i dati sintetici per migliorare i dati, dobbiamo appunto avere una fotografia precisa di quali siano le problematiche che affliggono il dato a livello di data quality, e questo possiamo farlo soprattutto tramite data profiling. Era tutto quello che volevo raccontarvi oggi. Non so se ci sono domande. Perfetto, Luca, intanto grazie mille, hai fatto un giro veramente interessante, spero che abbia anche incuriosito gli altri, almeno quanto me, e sicuramente vi porto a casa un po' di nozioni in più sul data profiling che non conoscevo. Magari rompo un attimo il ghiaccio io facendoti una prima domanda, poi lascerei un po' spazio, alzate pure la mano in ordine, vi darò diciamo parola. Volevo chiederti, nella tua esperienza, nei contesti in cui state applicando la vostra soluzione in particolare, vista l'importanza sia del data profiling che della creazione del dato sintetico del campione iniziale, tipicamente qual è una dimensione media di un buon campione, diciamo, per evidenziare quelle che poi sono le distribuzioni dei dati su cui dovete un po' tararvi per generare il dato sintetico? Sì, dipende molto dalla cardinalità del problema, ad esempio non so quante colonne abbiamo, ma se abbiamo delle colonne categoriche, da quante etichette ci siano all'interno di questa colonna. In genere, di fatto poi il vantaggio, ad esempio, di alcune famiglie di modelli generativi che scalano molto bene sia in alto che in basso. Quindi, ad esempio, molto spesso noi usiamo variation autoencoders, per avere risultati già abbastanza buoni sono necessarie migliaia di righe per di un database. Però è una domanda molto interessante, perché molto spesso quando si parla di data governance la prima domanda è: qual è il minimo numero di righe che devo darti del mio database per poter generare nuovi punti? Perché molto spesso il DPO basa proprio le decisioni su questo input. Quindi dipende molto dalla cardinalità, però ci sono quasi delle regole un po' spanne per determinare quale sia, in base al metadato, l'entry point. A volte si tratta proprio quasi di qualche centinaio di righe, se sono database semplici. Ok, grazie. Lascio la parola a Manuela, che ha già la mano alzata. Grazie mille, grazie Luca per il talk, veramente molto interessante. Avevo un paio di domande. La prima è, hai citato i variation autoencoders, se appunto a livello di dati sintetici potevi menzionare quali algoritmi vi sembrano più frequentemente utilizzati e più propensi per la generazione di dati sintetici, e secondo luogo, relativamente all'industria farmaceutica, se avete affrontato il tema di generare dati sintetici e soprattutto per quali tipi di need.
Sì, allora per quanto riguarda i modelli generativi, in passato abbiamo fatto diversi esperimenti sia con GAN che con Variational Autoencoders. Nella nostra esperienza le GAN sono, soprattutto se si vuole fare in visione di prodotto, sono molto difficili da allenare, cioè sono molto instabili, tendono ad avere molti più problemi a livello di allenamento e molto spesso diventa quasi trial and error. Quindi ultimamente ci siamo proprio molto focalizzati su variation decoders perché sono molto più stabili da questo punto di vista. Adesso stiamo facendo esperimenti con diffusion models per dati tabulari, ad esempio, che sembrano anche molto, molto promettenti, però se dovessi dire qual è la ricetta per noi più di successo è però stato proprio questo profiling più variation decoders. Invece per la parte di industria farmaceutica no, non ci è ancora capitato. Nella mia esperienza è forse una delle industrie più difficili a livello di entry point, proprio perché cioè c'è molta attenzione legata alla data governance e a cosa si possa o non si possa fare sul dato. Ok, grazie Grazie a te. mille. Ok, invito gli altri se hanno domande a farsi avanti. Intanto ne faccio io una accodandomi a quella di Manuela. Ma quindi Luca, quali sono i settori dalla vostra esperienza su cui si sta affermando di più il mondo dei dati sintetici e in generale com'è il mercato in Italia? A livello proprio di esperienza personale c'è stata molta più trazione in ambito finance, sia perché c'è un pain molto più percepito su cosa si possa o non si possa fare a livello di dati, che so, ho menzionato questo esempio del software testing, ma è un problema molto sentito quello di che so, dare dati a sviluppatori esterni, a contractors che potrebbero aumentare la probabilità di una data leakage, quindi l'idea di avere dati che siano sicuri da questo punto di vista permettono oppure quando parliamo di GDPR molto spesso c'è questo problema della data retention, quindi il fatto di dover cancellare i dati dei clienti ogni tot mesi, che poi dipende da settore a settore, l'utilizzo di dati sintetici viene visto come un modo per creare delle basi dati storiche che rimangono nel tempo perché di fatto vengono considerati come anonimizzati alla fine, quindi fuori dal cappello GDPR. E non so, quello che abbiamo notato anche in Italia, adesso c'è anche un trend molto legato a modelli generativi più legati a immagini e testo, quindi tutti parlano di Stable Diffusion piuttosto che GPT. Quello abbiamo notato che ha portato molto interesse anche come startup rispetto a quello che facciamo noi, perché vedono anche solo la parola generative AI e rimangono subito interessati dall'argomento. Ma è più ancora nella fase di hype, a tuo avviso, o le aziende si stanno iniziando anche a muovere concretamente? No, secondo me si stanno iniziando a muovere concretamente, soprattutto a livello bancario assicurativo. Quello che abbiamo avuto esperienza è che molti sistemi integrator adesso siano anche interessati all'argomento perché stanno ricevendo richieste anche da clienti in questo senso. Però se dovessi dire, noi proprio a livello di dati sintetici, io sono quasi 2 anni che lavoriamo, questa percezione viene negli ultimi 6 mesi, anche grazie ai vari report di Gartner, ai vari report in questa direzione. Quindi, se dovessi dire, negli ultimi 6 mesi c'è molta più consapevolezza del fatto che possa essere uno strumento che può risolvere certi problemi. Certo, chiaro. Ok, non vedo domande, quindi vado avanti con la prossima domanda mia. O c'è una domanda? No, non vedo mani alzate. Ok, no, volevo chiederti, ma ad esempio, un esempio di processo che si può seguire con la vostra soluzione, no? Hai fatto vedere un esempio di pipeline classica, no? In cui hai dei dati, si spera, perché se non ce li hai devi inventarti un modello da zero, poi profiling. E attraverso il profiling, da un lato c'hai i modelli generativi, dall'altra hai i test, e con i dati sintetici poi incroci, sostanzialmente cerchi di capire se il dato sintetico soddisfa i test che avevi sui dati originali. Ma cioè io mi aspetto che in alcuni casi, ad esempio, ci si accorga con il data profiling che si può migliorare la qualità dei dati originari, quindi che poi questo processo in realtà chiuda un ciclo in cui magari l'azienda stessa a quel punto lavora per fissare la qualità dei suoi dati reali e poi di nuovo si innesta un nuovo ciclo in cui si generano nuovi dati sintetici. È
effettivamente così o è ancora. No, è un concetto interessante, secondo me potrebbe essere applicato, però quello che abbiamo notato è che molto spesso ci sono delle pipeline di data preparation, soprattutto in ambito magari machine learning, in ambito più legato all'utilizzo dei dati per applicati a certi modelli, e quello che viene chiesto è la sintesi del dato così com'è in tutta la sua sporcizia, perché dicono il fatto che il dato sia sporco mi permette anche di, se ho una pipeline da esporre dati di produzione, questa pipeline deve essere comunque preparata con dati che siano sporchi, che non siano puliti, che non siano. Quindi ci è capitato molto di più che ci venga chiesto di mantenere la data quality così com'era, piuttosto che Quindi andare. vedere la sporcizia come una feature, diciamo, Sì, da non perdere. Ok, capisco, capisco. Ok. E poi volevo chiedervi, in questo contesto, quindi la vostra soluzione tipicamente come lavora? Lavora direttamente nei sistemi sorgente o fate degli export dei dati e quindi diciamo, li organizzate in un formato a voi comodo, magari CSV, e poi lavorate offline sostanzialmente o come? Adesso lavoriamo principalmente offline, appunto il problema è che deve essere installabile dovunque e operabile da persone che non siano mai proprio problemi di data governance. Quindi adesso quello che facciamo è lavoriamo tramite dei volumi condivisi, in cui però tramite questi connectors chiediamo di fare un, ad esempio, il dump di parte del database in formato CSV, se multi-table più CSV. Proprio per riuscire ad essere più agnostici possibili rispetto a dove si opera. Quindi sì, c'è sempre questo passaggio intermedio di dump, che a volte è anche il passaggio in cui deve essere definito quanto del database utilizzare per sintetizzare. Quindi quando si applica questo concetto di minimizzazione, di dire ok, ti do solo il 10% del database, non tutto. Ok, chiaro. Ho un'ultima domanda. La vostra soluzione in questo momento è un software standalone che, come dire, è autonomo o che già si può integrare, eventualmente invocare via API o in generale se lo prevedete poi in futuro? Sì, sicuramente lo prevediamo. Adesso è tutto una soluzione dockerizzata, esponiamo un paio di servizi, una soluzione multicontainer in cui c'è un servizio basato su Jupyter Lab, proprio per scrivere questi connettori, fare la parte di profiling, di sintetizzazione magari mirata. C'è una parte più di front-endistica per generare questi report che poi magari vanno condivisi internamente. Però appunto, come startup, quando avevo iniziato era tutto molto più basato su piattaforme end-to-end, microservizi, un certo grado di complessità che abbiamo dovuto un po' decostruire per riuscire a essere compatibili con più situazioni possibili. Però in futuro non escludiamo il fatto magari di esporre anche API o avere un servizio un po' più anche real-time. Ottimo. Ok, chiedo giusto un'ultima volta se ci sono altre domande, altrimenti è il posto così. No, sembra di no. Ok, va bene, siamo stati perfettamente nei Allora tempi, esatto. cosa che non succede quasi mai, quindi è andata benissimo. Luca, io ti ringrazio, è stato davvero un talk interessantissimo. E spero di sentirti ancora. E poi condivideremo la registrazione sui nostri canali social, quindi restate tutti aggiornati. Grazie a tutti. Grazie, Perfetto, grazie a voi dell'ospitalità. grazie mille Luca, buona serata. Grazie, grazie a voi, Oh, buona grazie a serata. tutti. Ciao ciao.